Direzione Italia attacca duramente i governi regionali di sinistra delle regioni del sud. Il protagonista è il suo leader, Raffaele Fitto, che durante la prima assemblea regionale del partito, tenutasi alla Fiera del Levante, ha indicato le priorità, a partire dal mancato utilizzo delle risorse europee e dalla eccessiva pressione fiscale. La formazione politica è fortemente critica nei confronti delle politiche del Mezzogiorno, ponendo sul banco degli imputati gli ultimi governi nazionali. Allo stesso tempo bisogna mettere in campo proposte innovative. Direzione Italia è un nome scelto da tutti coloro i quali hanno partecipato in questi lunghi mesi ad un dibattito che ha visto dal basso scegliere un programma, scegliere dei contenuti, condividere con tante realtà territoriali in giro per l'Italia un progetto politico e indicare una direzione, appunto, quella di Direzione Italia, che ha l'obiettivo di ribadire con forza le nostre posizioni all'interno del centrodestra, quindi coerenti, ma di declinare alcune parole fondamentali per il nostro Paese, quali responsabilità, serietà, coerenza, competenza. L'Italia oggi ha bisogno di questo e noi ci proponiamo, anche in riferimento al nostro collegamento europeo e anche e soprattutto rispetto ai nostri programmi, per poter dare delle soluzioni a quelli che sono i veri problemi che il nostro Paese oggi ha. A livello nazionale, nell'area moderata, spiega Fitto, ci sono temi sui quali esistono visioni differenti, ma c'è soprattutto un problema di leadership. E a livello nazionale abbiamo temi sui quali ci sono posizioni differenti e c'è anche un problema di leadership, quindi abbiamo bisogno di organizzare delle elezioni primarie vere in tempi rapidi per poter avere una coalizione in grado di scegliere un programma e un leader. Ed ecco perché io auspico una legge elettorale che sia una legge elettorale decidente, che vada verso un modello maggioritario e che quindi possa riunire le coalizioni e garantire un livello di governabilità adeguata. Capitolo a parte la situazione della regione Puglia, fermo il programma comunitario mentre si parla del congresso del Partito Democratico. I pugliesi sono soffocati dalle tasse, tra aumenti IRPEF, IRAP e tasse sul carburante, con 300 milioni di ulteriori tasse. Dal 2007 ad oggi il centro-sinistra, spiega Fitto, ha regalato ai pugliesi 3 miliardi di euro di tasse. Su questi temi dovremmo incalzare e parlare. Presentiamo il nostro progetto in tutta Italia, partiamo dalla Puglia, da una regione del sud che ha in comune con le altre regioni del sud una situazione molto difficile, che è quella collegata ai problemi che riguardano e attanagliano il Mezzogiorno. Noi vogliamo individuare questi problemi a partire dal mancato utilizzo delle risorse comunitarie, alla eccessiva pressione fiscale che sta caratterizzando l'azione di queste regioni, per mettere insieme una strategia che sia fortemente critica verso i governi regionali di sinistra delle regioni del sud, verso una totale disattenzione da parte degli ultimi governi nei confronti del Mezzogiorno, e mettere in campo però al tempo stesso delle proposte innovative.